Un'automobile ha travolto una folla di manifestanti antirazzisti a Charlottesville, negli Stati Uniti, dove era stata organizzata una protesta dei suprematisti bianchi. La macchina ha urtato un altro veicolo per poi ripartire velocemente in retromarcia fra i manifestanti, causando un morto e una ventina di feriti. Il conducente sarebbe stato fermato, secondo media locali. L'episodio è avvenuto dopo che la polizia aveva disperso la manifestazione dell'estrema destra degenerata in scontri. Sono affranto per la perdita di una vita umana, ha commentato il sindaco di Charlottesville, Mike Signer, invitando i manifestanti a rientrare a casa.